Oggi siamo a Volandia, al museo del volo che c'è a Malpensa. Ah, quello hanno messo. Capronica 1, aereo autentico del 1910, fatto volare da Ugo Tabacci, che è la persona seduta a bordo, che vola per pochi metri, poi si schianta a terra, fa un atterraggio pesante. Capronica 18, biplano. Questo è da guerra, tipo? Leggo squadriglia. Prima di ricognizione, 3 anni dopo il Capronica 1, qui la tecnologia è totalmente diversa, questo è un bel monoplano. È stato ritrovato in un bosco nei campi di Bresso. Noi volontari ci abbiamo messo quasi 2 anni abbondanti a ristrutturarlo e questo è il prodotto finito. Come vedete, perfetto, possiamo dire in perfette condizioni quasi di volo. E queste sono le immagini del ritrovamento e le immagini di tutta la parte di lavori fino all'esposizione. Siamo di fronte al nostro DC-3, nasce nel 1943, fa il primo volo nel 1944, va alla seconda guerra mondiale, totalizza un'infinità di ore di volo, finché una famiglia italiana da Sudafrica lo porta in Italia e decide di usarlo come aereo loro. E ora saliamo a bordo e vediamo com'era allestito. Serie di repliche che si trovano in giro per il museo. Pensiamo che è un progetto del 1910, due importanti primati. Il primo velivolo che ha attraversato in volo il canale della Manica con lo stesso progettista seduto ai comandi e in seguito un peruviano, un calciatore di professione, pilota da poche settimane, ha tentato per primo di attraversare le Alpi, impresa che ha pagato con la vita, ma il primato gli è stato effettivamente riconosciuto. Presidenziale del presidente Pertini, aereo che ha trasportato tra gli altri anche il nostro santo padre Giovanni Paolo II, aereo presidenziale, aereo della squadra di caccia dell'Italia 82, è in fase di restauro, si pensa verso primavera, marzo-aprile 2017. Sono Marco Sellitti, vicepresidente del GULP, associazione di Lonate Pozzolo, che ha il compito di diffondere quello che è l'open source nel territorio. C'è un mondo dedicato alla tecnologia, alla robotica, alle stampanti 3D e ai droni. È quello che cerchiamo di realizzare qua a Volandia. Abbiamo realizzato una pista dedicata ai microdroni in FPV, la possibilità di vedere in diretta quello che vede il drone. Portiamo avanti progetti dedicati appunto a robotica e a stampanti 3D.